Quest'oggi abbiamo un argomento crossover, diciamo, un po' al limite tra la cronaca, tra la criminalità e il Scottante. calcio, sì, ovvero parliamo di mafie all'interno del mondo del pallone. Eh già. Lo facciamo a proposito di Football Clan, un libro edito da Rizzoli che è stato presentato ieri alle ore 18 alla Galleria Colonna. Lo facciamo con Gianluca Di Feo, giornalista dell'Espresso, uno degli autori insieme a Raffaele Cantone del libro Football Clan. Allora, Gianluca, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera Gianluca. Allora, noi, ci ha appassionato molto questa presentazione del libro. Giustamente leggevamo anche dalla prefazione, scusami, del libro Il calcio è un affare, dove girano i soldi, le mafie allungano i tentacoli. E allora spiegaci un po' quello che forse già immaginavamo un po' tutti. Ma noi siamo andati a vedere, basandoci su esclusivamente documenti, quanto è profonda l'infiltrazione delle mafie nel calcio italiano. Cioè, non siamo andati a vedere la corruzione, le combine, gli intrallazzi, diciamo, ordinari, ma soltanto quello che viene realizzato dalla criminalità organizzata, mafia, 'ndrangheta e camorra. Quello che ne emerge alla luce delle inchieste e dei documenti è un quadro raccapricciante in cui grandi squadre, tra cui la Roma e la Lazio, hanno rischiato di venire direttamente gestite dalla criminalità organizzata. Ma la presenza dei clan in tutte le attività connesse con il calcio, sia dalla gestione delle giovanili, sia dalla gestione degli stadi, sia dal rapporto con alcune frange della tifoseria, fino al diretto legame con alcuni giocatori, è fortissima. Tra l'altro, noi parliamo anche all'interno dello spazio pomeridiano di calcio, in particolar modo di Roma, e leggevo, no, della cordata dei riciclatori che stava acquistando la squadra giallorossa. Credo si faccia riferimento alla situazione del 2009 con Fioranelli, no, Gianluca? Sì, quella di Fioranelli è una storia sorprendente perché Fioranelli è un agente di livello internazionale che aveva trattato giocatori importantissimi. A un certo punto si presenta come acquirente della Roma facendo una trattativa di grande livello. Lui si presenta accompagnato da uno dei più famosi avvocati d'affari italiani e Unicredit sembra ansiosa di mollargli la squadra, Sì. affida a Mediobanca la gestione della trattativa. Il problema è che Fioranelli dice di poter pagare 300 milioni, ma non fa vedere neanche un euro. Fa entrare in campo un soggetto che viene indicato come parente della dinastia della Mercedes, che Flick. invece si Sì. chiama Flick. È Flick. Non c'erano le Questo foto, dice. Gianluca. Noi seguivamo anche per Assolutamente, diversi vero. siti online. Non c'erano le foto di questo Volker Non Flick. esisteva. Ma questo Volker Flick esisteva. Era il Sì. proprietario di un piccolo negozio di mobili che Incredibile. aveva fatto emissione di assegni a vuoto ed era fallito. E che poi da anni cercava di fare truffa a livello internazionale. Allora la Guardia di Finanza, appena si è attivata con una telefonata, ha scoperto chi era. È sospetto immaginare che le principali banche d'affari italiane, cioè Mediobanca e Unicredit, non abbiano fatto la minima verifica nel momento in cui gli viene detto c'è questo signore che offre i soldi, cioè come voi avete cercato di capire chi fosse, anche loro hanno dovuto tentare. Eppure fino all'ultimo, fino anche dopo l'emissione del comunicato ufficiale di Rossella Sensi che diceva la trattativa è interrotta perché non ci sono garanzie, e stando agli atti di indagini, Mediobanca continuava a dire a Fioranelli: ma se trovate i soldi, se ci ripensate, noi siamo sempre qui, il che dimostra una scarsissima serietà anche da parte dei venditori. La cosa più sorprendente che è emersa dalle indagini è come, stando alla sentenza di primo grado e all'atto l'atto della magistratura, dietro Fioranelli ci fosse un soggetto come Elio Ciolini, che viene definito istigatore della squadra Roma. Cioè, Elio Ciolini è un tizio che è stato in cella con Licio Gelli negli anni Ottanta, poi Penso. ha depistato la strage di Bologna, ha avuto un ruolo nella trattativa Stato-mafia e nelle vicende delle stragi del 1992. Ancora nel 2001, per 3 giorni, sui giornali si parlava di un presunto progetto di attentato a Berlusconi e poi si è scoperto che la fonte delle notizie era sempre questo Sciolini. Entra in tutta la Che nostra storia, sì. dalla P2 agli attentati alla politica Sì, moderna. nel peggio delle porcherie della Sì, storia sì. dell'America recente, lui ci ha messo il naso e continua a muoversi tra servizi segreti di mezzo mondo, a usare identità diverse e a mostrare relazioni diverse. Chiaramente un personaggio che vive facendo ricatti e gestendo truffe. Nel caso della vicenda della Roma, lui aveva una disponibilità di
titoli che secondo i magistrati sono falsi per centinaia e centinaia di milioni di euro, titoli che voleva depositare in Svizzera e con quelli ottenere i soldi che sarebbero stati riciclati nella scalata della Roma. Però pensate quanto è stato vicino, stando agli atti d'accusa, un soggetto del genere a prendere in mano una squadra di Serie A con un'importanza enorme. Incredibile, così, incredibile Gianluca. Così, sì, come sì, l'indagine sì, fatta da Raffaele Cantone, magistrato della Procura Antimafia di Napoli per 10 anni sulla scalata dei casalesi alla Lazio. A proposito di questo, Gianluca, perché era la mia prossima domanda, in molti dei casi magari la mafia cerca di entrare non solo per riciclare magari denaro sporco, come poteva accadere nel caso dei casalesi che hanno cercato la scalata per la compagine biancoceleste, ma soprattutto e anche per cercare magari di comprare consenso. Sì, allora il calcio offre 3 cose, offre potere, denaro e fama, questa è l'immagine che ne abbiamo tutti e quando i mafiosi si muovono in questo settore puntano a ottenere queste cose, per loro è fondamentale accreditarsi come le figure dominanti sul territorio e quindi ottenere il consenso della popolazione. Possedere una squadra di calcio, imporsi dalla tribuna dello stadio, chiaramente all'interno della comunità, che si tratti di un paesino di provincia, ma la provincia è affamata di calcio, cioè il calcio in provincia è un valore sentito con ancora più forza in certi casi rispetto alle grandi città, o che si tratti di una grande squadra, potersi presentare come il proprietario è fondamentale per loro. Così come è fondamentale per loro oggi farsi ritrarre e frequentare i calciatori. Ci sono vicende da quella celebre di Maradona nella vasca con Giuliano, ma fino a una figura di oggi come Hamsik, che è un personaggio assolutamente lontano dai giri del vizio che hanno reso celebre Maradona, sì, e che pure è stato portato alla festa di uno dei padrini del clan degli scissionisti di Scampia, uno dei clan più feroci della storia italiana, è stato fotografato assieme a questo boss. E per il boss la foto con Hamsik era il santino più importante, era il manifesto del suo potere da esibire a tutta la comunità che lo sosteneva. Che cosa fare, Gianluca, e lo suggerisci poi nel tuo libro, magari se lo illustri a noi e ai nostri radioascoltatori, per diciamo porre rimedio a questa situazione, non solo tramite la giustizia sportiva, quale consiglio puoi dare attraverso anche le pagine del tuo libro? Ma noi concludiamo con una serie di 10 punti di interventi che si possono realizzare, alcuni abbastanza rapidamente, per migliorare la prevenzione e anche la repressione dell'infiltrazione mafiosa del calcio. Fondamentale è alimentare una situazione in cui le squadre possano guadagnare di più e agire secondo criteri imprenditoriali più moderni. Quindi, per esempio, è fondamentale avere gli stadi di proprietà, cioè stadi che siano gestiti dalle società di calcio secondo criteri moderni, però vanno costruiti senza l'infiltrazione delle mafie. Così come sarebbe importante, alla luce di quello che è emerso sul calcio mercato e sulle mafie sul calcio scommesso e sulle mafie che ci sono dietro, avere un organismo di polizia, carabinieri, guardia di finanza specializzato sul calcio, così come esistono i carabinieri del NAS che si occupano di sanità, quelli che si occupano di beni culturali, o c'è il reparto della polizia che si occupa di frodi informatiche. L'importanza che il calcio ha a livello economico, a livello sociale, è tale che richiederebbe un nucleo di investigatori specializzato che possa prevenire e reprimere velocemente tutti gli illeciti. Perché con la giustizia sportiva di oggi, che ha dimostrato di non essere in grado di far fronte all'enormità di illeciti che emergono, rischiamo poi di distruggere la credibilità del calcio e quindi l'elemento fondamentale per la passione dei tifosi. Assolutamente. Allora io ricordo Football Clan, autore Gianluca Di Feo insieme a Raffaele Cantone, editore Rizzoli, è stato presentato ieri, sicuramente ce lo leggeremo, caro Paolo, lo consiglio certo anche a tutti i radioascoltatori. Intanto ti ringrazio Gianluca per essere stato con noi, ti auguro una buona serata e buon lavoro. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Gianluca, buon lavoro.